Ciao a tutti, bentornati sul canale Amo gli italiani. Tragedia nella casa di Cinecittà, sembrava una nottata tranquilla, vediamo cosa è accaduto, tutti sono scioccati. Quest'anno il Grande Fratello sta decollando grazie alla scelta dei suoi partecipanti, una decisione ardua che è stata operata anche in base alle direttive del nuovo ad Mediaset. Infatti, i cambiamenti sono stati diversi e hanno visto anche alcuni ritorni alle edizioni passate. Il principale mutamento consiste nell'entrata nella casa di persone non VIP insieme a persone VIP, un abbinamento che prospettava un'edizione veramente scoppiettante. In effetti, per il momento, sembra proprio così, vediamo instaurarsi i primi rapporti, le prime dinamiche, le simpatie e le antipatie tra i concorrenti. A una di loro, però, è avvenuto qualcosa che ha lasciato tanti telespettatori senza parole, è accaduto nel cuore della notte, quando siamo tutti più vulnerabili. Colmenares all'angolo apostrofo punto tra i VIP c'è una nota attrice di telenovelas, Grecia Colmenares, che si è subito distinta per il suo sorriso e l'immediata confidenza che ha dato a tutti i partecipanti della casa. Tra le più grandi, insieme a Beatrice Luzzi e Fiordaliso, Grecia entrò inizialmente nel tugurio, dimostrando subito la sua forza d'animo nel mettere tutto in ordine. Il suo legame con Beatrice l'aveva fatta anche intristire quando le due furono separate. In una delle notti nella famosa casa, però, molti ritengono che Grecia abbia incassato un brutto colpo. Il quadro che si configura nella notte vede Grecia avere una conversazione un po' complicata con la nota chef di cucina Fusion Rosie Chin, che le fa notare alcuni comportamenti che l'attrice avrebbe avuto nei suoi confronti. Nel momento in cui tu davanti a tutta Italia mi prendi e mi dici io ti sto antipatica, mi fa passare per antipatica, dice Rosie Chin. Ti sei comportata male, le risponde la VIP, anche lei sicura del suo punto di vista. Il web si divide nella discussione tra le due, alcuni ritengono che l'attrice abbia esagerato, altri utenti, invece, si schierano dalla sua parte. Probabilmente la ragione, come spesso avviene, potrebbe stare nel mezzo, ciò che è certo è che dall'esterno è sempre complicato giudicare una dinamica così personale. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.